luglio e agosto l'Alta Valle Maggia si è trasformata in un set cinematografico grazie alla produzione di Beca Aria, il nuovo film di Eric Bernasconi. La storia è ambientata negli anni 70 e vede protagonista un 17enne in cerca della propria identità tra le Alpi ticinesi. Le riprese sono state posticipate di un paio di settimane a causa della tragica alluvione di fine giugno e sono state un'immediata occasione per riportare un indotto economico nella Valle Funestata, con la troupe che ha vissuto per circa 3 mesi in Val Avizzara. La nuova pellicola vede il supporto di Ticino Film Commission, sostenuta da Banca Stato, ed è l'ennesima produzione che ha scelto il Ticino quale set cinematografico. E ora la parola a chi ha ospitato la troupe e a un professionista ticinese del cinema, tornato a girare con piacere nella Svizzera italiana. Il nostro ristorante Garni è chiuso da ottobre 2023. Fino a giugno di quest'anno è rimasto chiuso in attesa che qualcuno volesse acquistarlo o affittarlo. Siamo stati appunto contattati dalla produzione che cercavano una struttura per la logistica per camere e la cucina e quindi da giugno di quest'anno la produzione ha affittato questa struttura per la loro produzione. La produzione penso che abbia aiutato sicuramente la valle in questo periodo particolare anche perché quanto concerne il vitto, gli alloggi in altre strutture come la nostra, sicuramente per la Valle Avizzara è stata una boccata d'ossigeno. Lavoro nel settore cinematografico dal 2019 e il mio ruolo si chiama set manager e mi occupo anche di tutto quello che è sicurezza, benessere della crew e benessere anche di chi ci sta attorno. In Ticino c'è cinema, c'è molto più cinema negli ultimi anni. Ci può essere ancora più cinema, ma grazie comunque anche al supporto e anche al lavoro che sta svolgendo Ticino Film Commission, c'è sempre più un'attrazione per il Ticino. Il film Beccaria, che sto svolgendo in queste settimane, è una produzione svizzera, è una produzione ticinese e anche di Basilea. Questo significa che noi abbiamo un'alta percentuale di ticinesi che stanno svolgendo mansioni su questo film. Non sono a produzione, ma immagino comunque 3/4 della crew è ticinese, è nata e cresciuta qua, e abbiamo una piccola percentuale di collaboratori che arrivano anche da Basilea.